Se pensi che sia stato un predestinato, Bisogna vedere che rapporto ha ognuno di noi con quello che si chiama destino, il fato, la fortuna, la fortuna è una volta morta, si può chiamare con termini altissimi, la fatalità e il destino, vogliamo chiamarlo con termini appunto ordinari, fortuna, anche con termini più volgari, insomma, a me mi ha detto molto bene, ma nel senso che sono riuscito a realizzare grande parte delle cose che desideravo realizzare e sto continuando, la musica non l'ho scelta perché dopo 3-4 anni non ricordo un giorno della mia vita senza musica, quando per combinazione ho cominciato a studiare la fisarmonica in casa, perché i miei fratelli grandi, più grandi la studiavano, io ragazzino capriccioso, 4 anni, per farmi contento, quando avevo una fisarmonica giocattolo. Ecco, di lì poi ho continuato il pianoforte. Verso i 15-16 anni sono stato folgorato dal cinema, nel senso che andai a vedere i Sette Musicisti, non sapevo cos'era, a un cineclub, non era un cineclub, un cineforum si chiamava. Senza il Salone Margherita, quello che poi sarebbe diventato il Paganini. Da lì fui folgorato dal cinema, scoprì il cinema, cominciai a frequentare il cinema, ma non che prima non ci fosse il cinema, c'era il cinema di grande consumo popolare. Mio padre mi portava sempre al cinema a vedere o grandi film americani o film comici italiani, ma che il cinema potesse essere un'arte come la pittura non lo sapevo. E di lì ho cominciato a scoprire il cinema del passato e lì mi è nato il grande desiderio. Un giorno vorrei fare il musicista nel cinema. Una volta su mille capita che i desideri si realizzano. Poi ho lavorato con Silvana Agosti, poi Bellocchio ha visto il film di Silvana Agosti, mi ha invitato a fare il suo film, e poi via 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 via, eccoci qua, sono felicissimo di essere qui per il Teatro del Bologna. Come nasce la tua musica? Perché la musica applicata, cioè quella alle colonne sonore, e leggi la sceneggiatura, ti racconta una storia, perché ogni artista ha una sua modalità. Per te qual è l'approccio? L'approccio al film per me ha un primo comandamento. Bisogna entrare dentro il film. Fare belle musiche, fare musiche interessanti può essere il secondo, la terza opzione. Ma la prima è che quello che tu scrivi in musica deve potenziare l'anima di quel film. Ora, ogni regista ha una poetica diversa. A me mi è capitato di lavorare con registi con poetiche lontanissime, ho citato Italiani, Fellini, Moretti, Monicelli, ecco, già per ti far capire che sono quattro zodiaci diversi. L'arte, l'artigianato, il mestiere che faccio io è entrare in quelle poetiche, capire che una musica che va bene per un film di Monicelli non può andare bene per un film di Paolo Taviani. E ricordo che c'è stato un momento in cui io, quasi contemporaneamente, in accavallamento, lavoravo a due film. Uno era Good Morning Babylonia di Paolo e Vittorio Taviani e un altro era Intervista di Fellini. Due filmetti così, loro per il nome. Erano due film che raccontavano gli albori del cinema. Il cinema negli anni 30, negli anni 20, una Hollywood o una Cinecittà. In tutti e due c'era addirittura il tramvetto che portava a Hollywood, il tramvetto che portava. Erano due film con un argomento molto simile. Ecco, lì bisognava fare un lavoro proprio schizofrenico, capire che la poetica di Fellini verso quel mondo era una, richiedeva un tipo di musica e quella di Paolo e Vittorio Taviani richiedeva tutt'altro, quindi sono musiche diversissime. E quello è il grande sforzo che deve fare chi lavora nel cinema, sviluppare il mestiere di entrare nella polemica, la poesia, l'apsus, perché poi spesso appunto nascono delle discussioni su, cioè non è che primo colpo si fa, si
scambi di veduto, comunque di entrare in quella poetica. Dopodiché c'è il regista, che è l'autore del film, è il poeta del film, e poi il film stesso che giudica se il lavoro che hai fatto tu va bene o non va bene. Quando invece scrivi per te stesso la musica, quella che Morricone due anni fa qui, a questo punto qui, chiamava la musica assoluta, quando scrivi quella invece rispondi a un altro tribunale molto più intimo e molto più severo.